Buongiorno, oggi abbiamo la scheda HIIT numero 7. Allora, avremo tre blocchi distinti in questo allenamento. Facciamo un riscaldamento veloce, dopodiché partiamo con il primo lavoro che sarà EMOM di 20 minuti. EMOM vuol dire che noi dobbiamo eseguire un numero determinato delle ripetizioni in un minuto. Quello che risparmio come tempo è il mio recupero. Quando suona il secondo minuto devo ricominciare di nuovo con l'esercizio prestabilito. Quindi più veloce sono, più avrò recupero. Oppure vado un tempo abbastanza costante, recupero sarà un po' meno, però non sarò così in affanno, ok? Ciascuno potrà fare come meglio crede. Vi ho già detto che durerà 20 minuti, avremo 4 esercizi distinti più un superset dopo ogni esercizio e ovviamente essendo 4 minuti faremo 5 giri per riempire questi 20 minuti. Dopodiché avremo un blocco dove mi dedicherò solo a un unico esercizio a tempo, a serie. E poi ultimo, ve lo faccio come sorpresa. Andiamo, riscaldiamoci. Non vi ho detto che vi servirà oggi, solo un paio di pesi. Per ora, sì, un paio di pesi. Musica. Marcia. Yeah.
4, 3, sai, tu sai, e 7, 6, 5, 4, 3, 2, stacchi la terra, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, parte centrale, 8. Allora, i nostri quattro esercizi più super sediemum saranno seguenti. Il primo minuto con i pesi qui, 12 frontal squat. Ok, poso pesi, super set è sempre uguale per ogni minuto, 4 burpees. 1, 2, 3 e 4. Secondo minuto con i pesi, 12 rimane sempre, squat press. Ok? Poso pesi, miei 4 burpees. Quello che recupero è il mio tempo di recupero. Terzo esercizio, sky squat. Quindi pesi, quando i pesi vanno avanti i denti sieri. Boom, e boom, e boom, e sempre 12. Poso pesi, 4 burpees. Ultimo esercizio, ultimo minuto, quarto minuto. 12 squat jump, non ho più pesi. 1, 2, 12 più 4 burpees. Ho finito il primo giro, ma non ho un altro recupero oltre a quello che sto risparmiando. E vado così per 5 volte. Tutto chiaro? Bene, apro la porta e siamo pronti a lavorare. Quindi voi caricate i pesi qui, io schiaccio il nostro timer, 3, 2, si va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Barbie, 1, 2, 3 e 4. Ho risparmiato ben 25 secondi. Oh, secondo minuto, 12 squat press e sempre i miei 4 burpees. Via, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Pronti? Giù! 2, 3 e 4. Sky squat, tra 15 secondi. Sempre 12, non date i pesi nelle ginocchia. Via, siedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, giù per 4, 2, 3 e 4. 20 secondi, squat jump, tempo. Via.
10, 11 e 12. Giù. 2. 3. E 4. Recupera. Prossimo, siamo solo squat jump. 20 secondi. Buono. Oh. 6 secondi. Via. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, giù 4, 3, 2, ultimo, oh, finito anche il secondo giro, 25 secondi, oh, si recupera alla grande. Il battito, lo so che era solo, lo so. Tra 10 secondi, frontal squat. 5. Scendi bene giù, via. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, giù pesi, via, 2, 3 e 4, 6, 20 secondi, squat press. Tre, 10 secondi. Le gambe. Via. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 e 12, giù i pesi, via, 6 secondi, giù, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, i bar.
4. Recuperiamo. Ah, 23 secondi. E si va per quarto giro. Buono. Più di metà è andata. Respira, respira. 13 secondi. Ci separano a frontal squat. 5 secondi. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stringi, 9, scendi bene, 10, 11 e 12. Giù i pesi, via. 2, 3 e 4. 6. Squat press. Scarica, 3, 2, via.
1, 2, 3 e 4. E questo non lo incontreremo più. 20 secondi, squat press. Secondi. Preparati. Via. 2 3 4 5 6. Ultime 6. 5 4 3. Ultimo, scarica i pesi, 3, 2, via, 1, 2, 3, e 4, 20 secondi, andiamo a fare l'ultima volta anche sky squat. Sudore.
l'asciugamanino. Eccolo qui. Allora, vi serviranno sempre i vostri pesi, ok? Questo esercizio è semplice. Faccio per un minuto un affondo, un stacco, un affondo, un stacco. Tutto qui. Chi ha pesi più pesanti le prende, ok? Ah, io per esempio ho queste sacchettine da 8 kg, utilizzerò quelle. Allora, cambiamo un pochettino impostazione, così sgocciolo un po' meno il pavimento. Andiamo, finché le gambe sono belle calde. Chi non ha pesi più pesanti ma possiede un giubbottino zavorato, mette quello, va bene? È inutile mettere le cavigliere sulle mani, okay? Non le mettete. Pesi o più pesanti oppure pesi che avete più giacchetto, meglio. Allora, parti con quale gamba vuoi, ma ricordati che la devi alternare, ok? Un minuto una, un minuto l'altra. Quindi se vuoi stare sempre come me, io parto con la sinistra davanti. Tu fai come vuoi, ok? Basta che poi non ti sbagli. Ricordati che saranno comunque 10 minuti da un lato e 10 minuti dall'altra parte, perché sono sempre 20 minuti. Ci siamo? Ci prepariamo? Schiaccio timer, sono 5 secondi di recupero. E poi si va giù, stacco, vai con tranquillità, non ci importa la velocità qui, perché è un lavoro a lunga durata. Giù, il mio ginocchio sfiora il pavimento, eh? Scendete bene anche voi, giù. Vi ricordo che il ginocchio della gamba davanti non si stende mai, è sempre un pochino flesso, sia quando salgo qui, sia quando rovescio. Bene, 5 secondi per cambio. Via, a fondo e un fantastico lavoro per la coscia e la natica. Che lavorano addominali, è inutile dirlo. Tieni le premute. Joe.
Sì. Oh, cambio e vado. Giù. E giù. E giù. Ogni tanto si cade, eh? Si comincia già a sentire. Bene. Un altro cambio. Via. Partenza, si comincia a sentire anche i trapezi a forza di tenere i chili. Giù. Comincio a perdere l'equilibrio. Giù. Giù. E
mio. Quinta volta anche su questa gamba ed è l'ultima volta questa combinazione. Dopodiché si cambia. E giù. La sinistra rimane qua davanti, la destra solo a fondo e ritorno, giù e ritorno, 50 secondi così, giù e su, porta il ginocchio giù, deve essere una fatica a risalire, giù. Vai! Stessa cosina dall'altra parte. Destra ferma, sinistra indietro, giù. Stabilizza e rovescia. Giù. E ultima volta con i pesi in mano, Questa è una buona notizia. 14° minuto a questo qui. Thank you.
Ok, via i pesi, sinistra davanti, mani qui, vado a stendere, stendo, su. Bene in alto, hop, sedere in alto. Avanti, mani giù, via, stendo, qui sotto devi sentire, sotto la natica, trenta secondi, su. Su, su, questo è il sedicesimo minuto. Quindici secondi ancora, vai, vai, stendo, stendo. Ci siamo quasi. Ok, scambio la gamba davanti. Ora questa dietro la vado a incrociare e peso indietro, torno, incrocio e torno, peso bene su questa natica, la punta si alleggerisce, giù, via, cross e rientro, cross, spingi dietro, via, 30 secondi. Via. E via, tira, tira, giù, giù, 15 secondi, vai, addominali premuti, busto basso sulla coscia, ultimo, sì, scambio il lato. Su, cross e torno, cross, vai, via, dico da peso sempre indietro e indietro, schiaccio, 30 secondi, minuto numero 18. Questo denota che dopo abbiamo ultimo esercizio ciasculato. La coscettina. 10 secondi. Vai, vai, vai. 3, 2, 1, giù. Scambia. Ok, e tap, tap davanti, tap davanti, tira, anche qui la punta si alleggerisce, solo dietro, vai, belli bassi, è una specie di starter, tira, indietro, 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 30 secondi, minuto 19, vai, e tira, tira, 20 secondi, non mollare, con questo ritmo tranquillo, resisti, ancora 10 secondi, vai, 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 5, e ultimo carico.
dietro il pallone va alla punta, tira e peso indietro. Sì. Ho lasciato più un litro di sudore. Via. Tira. 30 secondi e ci siamo, eh? E indietro, vai. E. Tira, tira, tira. Ho una buona notizia, 15 secondi, vai. 10. Vai, non volare, 7. 4, 3, 2, e time. Oh, schiacciare. Bene, quindi 20 minuti di Emon abbiamo fatti. 20 minuti delle serie abbiamo fatti. Ma io vi ho promesso 3 blocchi, giusto? Ovviamente il terzo blocco non sarà da 20 minuti, ma solo da 4. Sarà ovviamente sistemata banda. Un unico esercizio, non voglio niente altro, e sarà a fondo hop. Quindi questo giù e hop, giù e hop. Ultimo sforzo per le nostre povere natiche, per le nostre povere cosce. Ogni intervallo alterneremo la gamba. Vi ricordate tutti? Tabata, 20 secondi lavoro, 10 secondi pausa, 8 intervalli, giusto? Bene, un sorsettino, io preparo il coach vocale e andiamo. Sarà un lavoro conclusivo. Ci siete? Siete pronti? Metto la musica. Nine, eight, seven, six, five, quattro, tre, due, via, a fondo. Mano a terra. Primo è andato, scambiamo il lato. Via. Due, stop. Sì, ancora sei. Oh, cambia. E giù. Cambio. E giù.
Non ci posso credere. Ultimi due. Gassiamoci e via. Andiamo, ultimi 20 secondi. Seva. Non mollare. Vai. Giù e su. Giù e su. 3, 2 e stop. Sì, e per fortuna è completa. Oh, come state? Affanati? Giusto. Le natiche sono ancora con noi? Sì, le cosce. Partiamo con le cosce. Gamba dietro, sistema la punta bella lunga, gomito giù. Oh, è stato un bel lavoretto. Se vi dicevo all'inizio che erano tutte gambe natiche, sarebbe stato deprimente. Quattro, tre, due, uno, lascia tutto così, vai verso la punta davanti, tira la te, gomito giù, quattro, tre, due, uno, cambio, sistemate la punta dritta, gomito giù. Non mi piazza più il fiatone a me, eh? Una tragedia. Quattro, tre, due, uno, andiamo in avanti, tiro. Oddio, il bagno di sudore. Quattro, tre, due, uno. Benissimo. Ora, incrocia, metti la caviglia su una coscia, tira l'altra gamba, flettila un pochettino, poi il busto spingilo un po' avanti. Quattro, tre, due, uno, distendi la gamba sotto, prendi questa, tira su. 4, 3, 2, 1, ok, cambio, altra caviglia sulla coscia, fletto un pochettino, poi spingo busto avanti, 4, e 3, e 2, 1, allungo, comincio a prendere la punta, stendo il busto da qui, lo ritiro, metto su, 4, 3, 2, 1, bene, quadrupedia, posizione X dei piedi, le mani centrali, spingi, schiena indietro, talloni a terra, 4, 3, 2, 1, ammorbidire le ginocchia, le mani camminano,
tiriamoci in su, allungo, punto fiato, ancora uno, punto fiato, vengo a salutarvi, oggi buon riposo, ci vediamo domani, ciao!